Ciao a tutti, io sono Silvia e benvenuti nel mio atelier. Oggi costruiremo con materiali di riciclo questo bellissimo tamburello maracas coniglietto. Sentite un po'? Siete pronti? Iniziamo! Vi presento il materiale necessario: un palloncino, scotch carta, vinavil, bastoncini di legno, questi sono quelli per gli spiedini, oppure potete utilizzare anche delle matite che sono rovinate, che non utilizzate più, oppure anche dei pennelli rovinati, dei ritagli di stoffa, in particolare questi che ci serviranno sono lunghi 13 cm per 8 cm. Barattolo di latta, filo di cotone oppure dei nastri, elastici, colori a matita del riso, forbice e carta d'alluminio. Iniziamo subito. Prendete il vostro barattolo di latta, forbice e palloncino. Allora, dovete fare un taglio sotto la parte più stretta del palloncino. Così, guardate bene. Qui. Ok? Quindi poco più sotto. Prendete il riso. Ne versate un pochino. Prendete gli elastici. Ed ora con un adulto vi aiutate a mettere sopra il palloncino al vostro barattolo. Lo fissate con l'elastico mettiamo anche un altro. Così. Ora prendete il foglio che troverete in allegato e ritagliate ogni forma. Colorate ogni forma. Ora prendete la colla Vinavi incollate gli occhietti e le orecchie, le infilate sotto gli elastici. Lo lasciate asciugare e noi nel frattempo facciamo i due battenti. Prendete quindi due bastoncini. La stagnola e fate una pallina. Prendete
prendete lo scotch carta, infilate una pallina. Cadono. Prendete le due stoffe, il filo, tagliate due pezzetti, all'incirca sono sui 15 cm l'uno come lunghezza, 15-20 cm. Appoggiate il bastoncino alla stoffa, chiudete così e lo fissate con un filo. Stringete bene bene bene. E voilà il vostro tamburello coniglio e battenti sono pronti! Yupi! Spero che questo video vi sia piaciuto. Abbiamo realizzato insieme un coniglio tamburello! Che è anche maracas! Vi vorrei far vedere altre varianti di questo tamburello, come questo tamburo realizzato con un barattolo di orzo solubile, che ha questo tipo di suono. Ovviamente anche maracas. Per realizzarlo ho rivestito un barattolo d'orzo con della carta che prima ho colorato con dei colori a tempera di grigio. Potete ripetere questo procedimento anche nel barattolo di latta che abbiamo utilizzato, quindi potete ricoprirlo sempre con del cartoncino per chi non volesse vedere la latta. Ho realizzato anche dei battenti diversi da quelli che vi ho fatto vedere, come questo con un tappo di sughero, e anche questo ha un suono diverso dagli altri. Un'altra cosa importante è stendere bene il vostro palloncino. Bene, ci vediamo la prossima volta e evviva la musica!